Buon pomeriggio, torniamo live in streaming come di consueto con il nostro format di informazione e approfondimento calcistico in questa settimana di sosta del campionato di Serie B. Non ci fermiamo, condividiamo con voi questo momento critico complesso del Palermo di Eugenio Corini, che purtroppo ha racimolato uno score davvero sconfortante nelle ultime settimane, soltanto 4 punti ottenuti nelle ultime 5 gare, 3 KO su 4 match disputati nell'ultimo frangente. E ovviamente sono tante le criticità, le problematiche di natura trasversale che stanno zavorrando il percorso della formazione rosanero, che hanno fatto sì che il Palermo perdesse contatto con le primissime posizioni, quinto posto in classifica al momento, 8 lunghezze di distacco dal Venezia, secondo subito dopo la capolista Parma, 7 dal terzo posto occupato dalla Cremonese, ben 6 dal quarto detenuto dal Como in questo momento. In programma sabato pomeriggio, stadio Lorenzo Barbero, in testa amichevole contro il Lommel. Corini vaia novità, soluzioni tattiche diverse, accorgimenti particolari. Rientrerà con ogni probabilità Lucioni, ma bisogna fare i conti con l'assenza pesantissima di Filippo Ranocchia, che certamente salterà la trasferta di Pisa ed è anche a rischio per il successivo match casalingo contro la Sampdoria. Ne parleremo diffusamente nel corso di questa puntata. Ringrazio Federico Serra al coordinamento tecnico in regia. Ringrazio tutti voi che ci seguite sempre con una grande partecipazione e grande affetto. Attendo i vostri messaggi, le vostre considerazioni e le vostre domande. Condividete questa diretta sui vostri profili social. Siamo live sul nostro portale www.medical.it, sulla nostra pagina Facebook, sulle piattaforme YouTube e Twitch dalle 18:30, anche su Sesta Rete e TV, canale 81 del digitale terrestre. Il grandissimo Federico Serra è pronto e in regia. Vedremo se ha mantenuto la promessa fatta ai nostri web spettatori ieri con le grafiche pronte su gli eventuali, potenziali, possibili nuovi moduli da adottare dal Palermo a partire proprio dalla ripresa del campionato. Ricordiamo il 1º aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 15, il Palermo sarà impegnato a Pisa contro la compagine di Aquilani. E poi c'è questo test interessante con la consorella, l'Hommel SK, anch'essa appartenente alla Galassia City Football Group, ospite ovviamente del Palermo in questi 2 giorni, dal 21 al 23 di marzo. Si sta allenando proprio al centro sportivo di Torretta, disputerà questa amichevole sabato 23 alle ore 14. Parleremo anche di questo. Attendo ovviamente i vostri messaggi, le vostre considerazioni su questo momento difficile. Qual è il modulo ideale per provare a invertire il trend, per esaltare le caratteristiche dei giocatori a disposizione in rosa? Come sostituire Filippo Ranocchia, che aveva decisamente alzato l'asticella della qualità, dell'intensità, del ritmo nello sviluppo della manovra? Un giocatore fondamentale, importante in sede di costruzione e di finitura, ma anche di finalizzazione, in virtù dei 4 gol realizzati nelle prime 5 partite disputate con la maglia del Palermo. Allora, Corini che lavora insistentemente sulla difesa a 3, priorità ovviamente al tecnico di Bagnolo Melle, quella di restituire compattezza, densità, equilibrio tra i reparti di una squadra che subisce davvero troppi gol in tutte le maniere. Sono addirittura 12 le reti incassate dal Palermo nelle ultime 5 partite, sono 8 le gare che mancano al termine della regular season. C'è da conquistare una posizione di pregio nella griglia a playoff, perché se realisticamente ormai la promozione diretta è tramontata, c'è ancora la possibilità di scalare qualche posizione in classifica. Edo Picci, caro Serra, si è collegato principalmente per verificare la tua serietà, la tua attendibilità. Ciao Leandro, io ci sono oggi, sono in attesa della grafica del nostro Federico Serra. Allora, ti dico che ieri sera addirittura non è uscito, ha rinunciato alla sua seduta quotidiana di Movida per preparare queste grafiche. Vedremo se
stato abbastanza bravo, votare a Nebola, se non se allenare non esiste modulo che tenga, tra l'altro con tanto di maiuscolo, molto accurato il messaggio da parte del nostro grande Mutare. Allora, noi abbiamo preparato tre moduli diversi con tre formazioni diverse, ruotando, alternando gli interpreti. Poi voi potrete chiaramente anche idealmente, anche scrivendolo con un messaggio, con un commento, proporre delle ulteriori modifiche, delle ulteriori variazioni. Allora, Serra, Edo Picci e tutti i nostri web spettatori non stanno nella pelle davvero per vedere le meravigliose grafiche che hai preparato. Allora, partiamo da questa sorta di 4-3-2-1 di albero di Natale, se ne è parlato tanto, no? Anche nel corso della puntata di ieri, fantastico, perché io non vedo praticamente nulla con la mia vista. Bravo, sei stato veramente bravissimo, però vado a intuito, perché insomma sono abbastanza preparato calcisticamente parlando. Quindi, ragazzi, io specifico che non leggo minimamente i nomi dei calciatori, ma sono certo che probabilmente indovinerò. Allora, questo 4-3-2-1 prevede Piacelli tra i pali, Ceccaroni e Lucioni, intuisco dalla chioma, coppia di centrali e difensivi, di Achita e Lund esterni. Allora, centrocampo propone Serra, Gomes, Ranocchia e Segre, poi Traoré e Basic dietro Capitan Brunori. Allora, questo ovviamente il 4-3-2-1 proposto da Serra, che molto carinamente non soltanto ha messo i caratteri a dimensione infinitesimale, ma non ha neanche scritto il modulo. Ve lo dico io, 4-3-2-1, Serra, qua rischi di essere seriamente rimandato. Allora, ditemi cosa ne pensate di questa probabile, possibile formazione, di questa variazione tattica. Ride Serra, si sta divertendo, insomma, sei assolutamente rivedi il modulo, c'è scritto, ma dove? Dove? Io non lo vedo, caro Serra, sarò davvero eccolo lì, a me sembrava l'anno, tipo il calendario 4321, a me sembra anche 2024. Fantastico, Serra. Allora, ok, questo è il primo modulo, passiamo al secondo. Cosa mi proponi, Serra? Un 3-5-2 magari? Mi proponi un 3-5-2, bravissimo. Piacelli tra i pali, non si tocca per il nostro Serra, difesa a tre con Ceccaroni, Lucioni e Diachite, Lund e Di Mariano esterni alti. In mezzo al campo abbiamo Gomes, Ranocchia e Segre, con ovviamente Anderson Ostulaz in alternativa a Ranocchia, che è infortunato, quindi sicuramente salterà un paio di partite. Coppie di attaccanti composta da Brunori e Soleri, questa è la proposta col 3-5-2 del nostro coach, del nostro Federico Serra. Ultimo modulo per quanto riguarda il nostro Federico Serra. Cosa ci propone? Ci propone un 3-4-3 con Piacelli tra i pali, difesa confermata con Ceccaroni, Lucioni e in questo caso è Graves, se non vedo male, boh, non lo so, dimmelo tu. Poi abbiamo Lunde di Achite, Nedel Searo, quindi Ceccaroni, Lucioni e Nedel Searo, terzetto difensivo. Poi abbiamo Lunde di Achite, esterni alti, quinti di centrocampo, Ranocchia e Segre interni, Di Francesco, Di Mariano e Brunori in avanti. Allora, ragazzi, ditemi un po' cosa ne pensate, qual è il vostro modulo, il vostro schieramento prediletto, se anche pensate eventuali variazioni dei singoli interpreti, e che voto diamo anche a Serra con queste grafiche, che mi ricordano che devo quanto prima fare una visita oculistica e indossare gli occhiali dall'alto dei miei 49 anni. Allora, Edo Picci, il problema è 4-3 dei Corini, che sia esterni che terzini avanzano e si passano i piedi, avendo poi quei buchi che purtroppo gli avversari vedono e ne approfittano infilandoci più volte. Questo è il messaggio da parte del nostro Edo Picci. Poi 21-81, la prima non mi piace, quindi non ama assolutamente questo 4-3-2-1 con Basic e Traoré alle spalle di Brunori. Poi ancora messaggi da parte vostra, ragazzi, dite la vostra su questi tre moduli proposti da Serra: 4-3-2-1, 3-5-2 e 3-4-3. Edo Picci, grande Serra, bellissima grafica, insomma, sei fin troppo buono
Caro Edo, ma te lo sei autoprodotto questo messaggio, Serla, con l'intelligenza artificiale, o davvero il nostro Edo che scrive? Questo è davvero un interrogativo inquietante. Salvatore Mamone, che saluto da YouTube, buon pomeriggio, possibile tutti questi infortuni muscolari e tutti molto lunghi a recuperare? Questo mi fa capire che c'è qualcosa che non va nella preparazione, già non corrono, in più si rompono, sì, evidentemente qualche problematica c'è, perché la serie di infortuni muscolari è davvero stucchevole, e anche la condizione atletica della squadra nell'ultimo periodo desta più di una perplessità. Mutare a Nebole, il primo è bellissimo, peccato che Ranocchia rientra tra chissà quanto. E quindi chi proponi al posto di Ranocchia? Henderson, Koulibaly, Stulaz, dimmi la tua. Caro Mutare a Nebole, Marcello Colella, ottima, ma non so ovviamente a quale delle tre formazioni si riferisca, adesso ce lo farà sapere. Pentolino vota per il 3-5-2 con Soleri e Brunori di punta, con Lunde e di Akite esterni alti. Il secondo funzionerebbe con Ranocchia al centro e Gomez e mezzala. Questo il parere di Mutare sul 3-5-2 proposto dal nostro Federico Serra. Edo Picci, come mostra le grafiche, c'è rimasto la scelta per l'alternativa Vaglio al 4-3 di Corino. Molto tempo Corino doveva provvedere per evitare di subire tanti gol. Voto Serra 10. Io comincio a sospettare che Edo Picci sia un tuo carissimo amico. Caro Federico, allora continuiamo, proseguiamo. Il terzo è da suicidio, senza filtro a centrocampo, in riferimento al 3-4-3. E questo mi può trovare d'accordo, caro Mutare a Nebole. Poi Giuseppe Di Salvo, che saluto da Facebook. Ciao Giuseppe. Molti hanno criticato che Ingradignano ha deciso di rompere il proprio, non mi ricordo adesso, cioè non capisco cosa tu possa alludere. L'hanno definito strisciati, io li comprendo, perché è il modo più educato che conosco per contestare non poter far nulla e subire una cosa orribile. Se tu riesci ad essere un po' più specifico e chiaro, io riesco a capire. Poi ancora messaggi a parte vostra. Salvatore Mamone, questo albero di Natale non mi dispiace per niente, in più avremo anche dei ricambi molto efficaci, il problema è sempre uno solo, Corini, che mi dispiace non è all'altezza. Bravo Serra, complimenti. Insomma, ieri sera sei stato a casa, ti sei perso una serata di bagordi e divertimenti, però in compenso stai ricevendo i complimenti ai nostri web spettatori. Edo Picci, Vasic potrebbe essere una valida alternativa a Ranocchia. Questo è il pensiero di Edo. Ragazzi, condividete questa diretta, continuate a scrivere, dite la vostra. Ah, l'abbonamento, ok, quindi di strappare il proprio abbonamento. Ora è tutto chiaro, Giuseppe. Sono tre i moduli proposti dal nostro Federico Serra, adesso magari poi li rivedremo un attimo. Salvatore Parisi, buon pomeriggio, credo che sia inutile parlare di moduli adesso che ci sono problemi per la condizione atletica e assetto in campo della squadra. Questo è il messaggio del nostro Salvatore da YouTube, che saluto. Ancora Edo Picci, no Leandro, ha fatto il buon lavoro in nostra serie, una buona grafica con le foto dei giocatori, quindi merita un voto alto, sì, assolutamente, meno male che diciamo io riesco a riconoscerli anche a distanza siderale, perché i nomi non erano assolutamente leggibili, quantomeno da questa distanza. Va bene, Serra, perdonato per quest'oggi. Allora ragazzi, continuate a scrivere, a dire la vostra, a condividere questa diretta, a suggerirci anche le possibili soluzioni per superare questa crisi, e a focalizzare anche l'obiettivo realistico da qui al termine della regular season: quarto posto, terzo posto, dove crediate che il Palermo possa arrivare realisticamente da qui al termine della stagione regolare. Mutare a Nebole, finché non diventa Ranocchia, Henderson nel 4-2-3-1, ma tanto se non si cambia tecnico sono tutti specchietti per le quaglie. Questo è il messaggio da parte del nostro Mutare. Allora rivediamoli questi moduli, Serra, così vediamo se la mia vista è migliorata. Partiamo dal 4-3-2-1 albero di Natale fuori stagione che ci propone il nostro Federico Serra, con Piacere tra i pali, difesa 4 con Lunde, Diachite, esterni bassi, Ceccaroni e Lucioni, coppia centrale, centrocampo con Segre, Ranocchia e Gomes. Ovviamente Ranocchia sarà infortunato e al momento non c'è certezza sui tempi di recupero, quindi possiamo immaginare lì Henderson, Koulibaly o Stulaz.
Vasi, c'è Traoré, Chaka Traoré tra le linee, doppio trequartista alle spalle del terminale offensivo centrale, capitan Brunoli. Questo è il 4-3-2-1 proposto da Serra, ovviamente le alternative non mancano in panchina. Poi andiamo avanti, 3-5-2 per il nostro Federico, altra soluzione per Corini, da qui al termine della regular season, con Piacelli tra i pali, c'è Caroni, Luccioni e Diachité, terzetto di centrali e difensivi, poi abbiamo Lund e Di Mariano, esterni alti, Gomes, Ranocchia e Segre, interni, con Soleri e Brunori di punta. Questo è il 3-5-2 che propone il nostro Federico Serra. Poi passiamo al 3-4-3 finale, che prevede Piacelli tra i pali, terzetto difensivo con Ceccaroni, Luccioni e Nedelsearo, Lunde di Achite quinti, quindi esterni alti di centrocampo pronti a ripiegare per dare densità alla linea difensiva, Ranocchia che non ci sarà, Segre, quindi insomma immagino magari Gomes e Segre interni, con Di Francesco e Di Mariano larghi e Brunori nel cuore del tridente. Questo è il 3-4-3 proposto da Serra. Allora ragazzi, continuate a dire la vostra, ripensate a questi moduli, suggerite anche magari le soluzioni che vorreste vedere in campo nelle prossime settimane tra i giocatori meno impiegati, dove realisticamente può arrivare il Palermo al termine della regular season. Credete ancora nella possibilità di scalare qualche posizione in classifica, magari di raggiungere il quarto o il terzo posto e disputare questi playoff in condizioni di relativo vantaggio? Mano Cappaita, io mutare la mezz'ora nello stesso modo, vinciamo i playoff in scioltezza senza difficoltà, arriveremo quarti. Questo è il parere del nostro Manu Cappaita. Poi Dopici, Perma ha avuto troppi infortuni a livello muscolare, quindi penso che sia anche un problema di preparazione, allenamenti non idonei, forse ai calciatori, Luciano Ranocchia, Coulibaly e molti altri. Sì, infatti questo è assolutamente innegabile, caro Edo, qualcosa che non va chiaramente c'è, perché la serie di infortuni muscolari è stata davvero eccessiva nel corso di questa stagione. Dario, ma perché non mette De Planche? Dovresti chiedergli. Corini si è espresso più volte sul tema, dicendo che in porta per lui esistono delle gerarchie, che Piacelli è il titolare, quindi insomma ti ha risposto in maniera perentoria. Dopici, 3-5-2, metterei Graves al posto di Diachité, esterno alto a destra, e Diachité per Di Mariano. Questo il messaggio da parte di Edo Picci, che quindi suggerisce due variazioni. Edo Picci, anche il 3-4-3 della grafica di Serra non è male, ok, chiaramente con Ranocchia che probabilmente non ci sarà nelle prossime gare, quindi immagino in quel 3-4-3 Gomes a far filtro con Segre nel ruolo di interno di centrocampo. Poi tra Nebula, l'albero va bene per tutte le stagioni, ma con quello in panca non caveremo mai un ragno dal buco. Questo è il messaggio del nostro Mutara Nebula. Ragazzi, Salvatore Parisi da YouTube, credo che raggiungerà al massimo l'ottavo posto e playoff brevi, quindi insomma professione di pessimismo da parte del nostro Salvatore, che non è certo fiducioso in vista delle riprese del campionato. Ovviamente mi sta prendendo in giro Manu K, se arriviamo sesti dobbiamo andare anche da Santa Rosalia, sì, avevamo colto l'ironia del messaggio di Manu K. Ragazzi, www.mediol.it, questo è l'indirizzo del nostro portale di informazione sportiva sul web, un universo di news, rubriche, approfondimenti, interviste esclusive, tutto quanto concerne il Palermo e panorama calcistica nazionale ed internazionale. Registriamo le dimissioni di Silvio Baldini, altra avventura professionale non felice, poco fortunata da parte del tecnico toscano, che quando tra virgolette non respira l'aria giusta, a suo avviso, quando non sente la giusta alchimia, la possibilità di incidere, di creare il suo famoso percorso, preferisce farsi da parte dopo Perugia, insomma, ennesima
avventura flash per Silvio Baldini, che non ha impattato assolutamente nel migliore dei modi sulla panchina del Crotone. Una sola vittoria, ben 4 sconfitte in 5 partite. Torna Lamberto Zauli sulla panchina dei Pitagorici, che di Baldini è stato un calciatore proprio nei comuni trascorsi a Palermo. Salvatore Mamone, rispondo alla tua domanda, caro Leandro. Dove arriveremo dopo le ultime prestazioni? La forma fisica chiaramente un calo, io penso tra il sesto e l'ottavo posto, quindi questo il pensiero da parte di Salvatore Mamone. Ragazzi, continuate a scrivere, continuate a dire la vostra. Ricordate che abbiamo vinto i playoff in Serie C con il secondo portiere, riferimento a Samuele Massolo, 3 i moduli proposti da Serra, il 4-3-2-1, il 3-5-2, il 3-4-3, per provare a cambiare pelle a questo Palermo, per provare a ripristinare nuovi equilibri tra i reparti, a ritrovare compattezza e densità in fase di un possesso. Mono Cappaida, gol di Mutala al 95esimo, no, non prendo in giro, crediamoci, dice chiaramente il nostro Manu UK. Poi Bentornio 81, spero un'altra chance per Sturz o Grave centrale, non mi dispiace, anche uno della zona di Mancuso con Brunori. Ragazzi, ma la mia domanda è, in concomitanza con l'assenza di Ranocchia, che è l'unico tra i centrocampisti che garantisce fosforo, verticalità, scorrevolezza in fase di costruzione e rifinitura, non sarebbe il caso, visto che si giocherà con un centrocampista in più, di provare a rilanciare Leo Stulaz e proteggerlo con due intermedi dinamici di corsa, di filtro e di pressione, come potrebbero essere Gomes e Segre? Questa è la mia domanda, perché in assenza di Ranocchia il centrocampo del Palermo rischia, proprio dal punto di vista del fosforo e della geometria, di diventare fin troppo operaio. Ok, Stulaz ha i limiti di dinamismo e mobilità che tutti conosciamo, non può essere schierato in un 4-2-3-1, ma in un 3-5-2 credo proprio di sì, o anche in una sorta 4-3-2-1 che preveda tra i due trequartisti un centrocampista incursore. Stulaz è totalmente sparito dai radar di Eugenio Corini dopo l'espulsione della trasferta del tombolato contro il Cittadella. Dario Cuccia, che saluto, buon pomeriggio a tutti, ciao Leandro, anche per me un albero di Natale va benissimo, ma con Guidolini in panchina tanta roba, ma altri tempi, altro contesto, altri calciatori, caro Dario. Salvatore Mamone, tu dirai che si tratterebbe di un fallimento, e lo è, perché con la rosa che abbiamo, gli interventi di gennaio, potevamo puntare serenamente alle prime due posizioni. Questo è il parere del nostro Salvatore. Allora ragazzi, chi al posto di Ranocchia? Sì, sarebbe ottimo, dice Pentolino, insomma qualcosa deve sperimentare tra Amichevole e Pisa, non so cosa sarebbe ottimo, adesso ce lo dirà e lo scriverà il nostro Pentolino 81. Ragazzi, due attaccanti puri, quindi sperate in un 3-5-2 con Soleri e Brunori contemporaneamente in campo. Mutare a Nebola, si potrebbe usare Stulaz, ma in un'altra squadra e senza Corini, come ha fatto Tutino. Questo è il messaggio del nostro Mutare a Nebola. Stulaz in un 3-5-2 sarebbe perfetto, lo penso anch'io, dice Salvatore Mamone, anzi scrive Fardella Fardella, se metti albero di Natale le palle non serve a nessuno. Oh, ah ok, non ci metti le palle, ecco, questa è una metafora molto sottile riferita agli attributi. Edo Picci, Stulaz andrà bene con un centrocampo forte e libero da compiti tecnici tattici, infatti stavamo parlando di un 3-5-2 con due intermedi dinamici votati alla pressione al filtro, e Stulaz da playmaker puro a dettare tempi e tracce della manovra in assenza di Ranocchia, con due attaccanti di ruolo in campo in questo 3-5-2 ipotetico, potrebbe essere a mio avviso una soluzione molto interessante, così come potrebbe essere un 4-3-2-1, un 4-3-1-2 con magari uno tra Ranocchia e Henderson tra i due trequartisti e Stulaz tra i tre di centrocampo. Dario Pistoia, per me i problemi sono di natura tattica, l'improvvisazione è stata evidente contro il Venezia, ma perché invece di sfruttare al massimo la zona mediana l'abbandoniamo a vantaggio degli avversari? Misteri e corigniani. Sì, la manovra del Palermo si è spesso dipanata in ampiezza con scarsi risultati, e purtroppo questa squadra gioca davvero poco tra le linee dentro il campo, perché non ha probabilmente anche elementi tra virgolette inclini e consoni, Ranocchia a parte, a interpretare al meglio quel tipo
tipo di ruolo. Ragazzi, continuate a scrivere, a condividere questa diretta, a dire la vostra, i tre moduli di Serra, li riproponiamo velocissimamente. Serra, vai, così mi aguzzo la vista, li riproponiamo per l'ultima volta. Allora, al vaglio di Colini, possibili novità tattiche, vi proponiamo tre soluzioni: il 4-3-2-1, albero di Natale con Pignacelli tra i pali, difesa 4 con Lunde, Diaghite esterni bassi, Ceccaroni e Lucioni centrali, Ranocchia, Segre Gomes in mezzo al campo. Chiaramente Ranocchia mancherà con ogni probabilità per infortunio, quindi immaginate in questo caso Henderson o Stulaz al suo posto, con Basic e Traoré dietro Brunoli. Questo è l'albero di Natale che propone Serra. Poi passiamo al 3-5-2, qui dicevamo che magari Stulaz potrebbe starci, difesa 3 con Ceccaroni, Lucioni e Diachite, esterni alti Lunde Di Mariano, in mezzo al campo chiaramente Ranocchia, Gomes e Segre, in questo caso Stulaz se Ranocchia dovesse non esserci, con la coppia di attaccanti puri composta da Soleri e Brunoli, con la Boscola a Roma che conferirebbe certamente peso specifico, chili, centimetri, fisicità al reparto, riempirebbe l'aria, e Brunoli che magari potrebbe sfruttare proprio gli spazi varchi aperti anche dal movimento di Soleri, venire più fuori, legare il gioco, tagliare proprio alle spalle della Torre, classe 1997. Terzo modulo 3-4-3 per il nostro Super Serra, con Pignacelli tra i pali, Ceccaroni e Lucioni e Nedel Searo a compagno del terzetto difensivo, Lunde di Achite quinti, quindi esterni alti di centrocampo, Ranocchia e Segre, in questo caso essendoci praticamente il problema del forfè di Ranocchia, dico Gomes e Segre, con il tridente composto da Di Francesco e Di Mariano, Larghi, Brunoli, terminale offensivo di riferimento centrale. Questi tre moduli alternativi proposti da Serra, dite la vostra, vi piacciono, vi convincono, volete proporre ulteriori aggiustamenti, qualche variazione interessante? Noi aspettiamo ovviamente le vostre considerazioni, perché oltre ad essere straordinariamente appassionati siete anche estremamente competenti, quindi avete assolutamente titolo per dire la vostra. Dario Pistoia, ma se dovessimo finire sesti o settimi, finendo eliminati il primo turno dei playoff, pur avendo raggiunto gli obiettivi, andrebbe confermato, avvisateci almeno, io lo escludo categoricamente. Credo che, insomma, che le possibilità che il rapporto tra Colini e Palermo proseguono la prossima stagione sono vicine al 2-3%, non di più. Mutare Nebula, guardate l'albero dei giocatori di qualità che abbiamo, che pena, 2 anni buttati, scrive il nostro Mutare Nebula. Proponete voi le possibili soluzioni, quali giocatori vorreste vedere più in campo tra quelli meno impiegati ultimamente, chi il vice Ranocchia secondo voi, può Stulaz risultare utile in un eventuale 3-5-2, qual è a vostro avviso l'obiettivo reale in termini di posizione da qui al termine della regular season del Palermo di Eugenio Coniso? Tantissimi temi, ricordo l'amichevole di sabato alla Barbella alle ore 14 contro il Lommel SK, un'occasione ovviamente per passare un bel pomeriggio, per vedere un po' di calcio anche nella settimana di sosta dei campionati di A e B, e per magari scorgere anche qualche esperimento di natura tattica da parte del tecnico Eugenio Colini. Potremmo anche captare già l'embrione di qualche novità in cantiere in vista della ripresa del torneo cadetto il 1° aprile. Palermo impegnato a Pisa alle ore 15, quindi i moduli di Serra li avete ben impressi nella mente. Adesso sta a voi dire la vostra. Salvatore Mamone, oggi si parla di chi può sostituire Ranocchia, tra un mese parte il tuo allenatore, sinceramente non vedo l'ora. Questo è il messaggio del nostro Salvatore. Alex Militello, il 3-4-3 fa acqua da tutte le parti, quindi lo boccia categoricamente il nostro Alex Militello, che avrà certamente un'altra preferenza. Edo Picci, Ranocchia credo che sarà recuperato dopo la sosta, noi lo speriamo, ma insomma a Pisa certamente non ci sarà, e anche con la Sampdoria la vedo dura, anche perché non si vorrà correre nessun tipo di rischio, visto la delicatezza quando si parla di lesioni muscolari, il rischio di ricadute che poi ovviamente possono anche configurare
un aggravarsi del problema è sempre dietro l'angolo, potrebbe andare a vedere l'amichevole, poter rimanere offeso nel corpo e nella mente, vedendo perdere l'amichevole il mio Palermo. D'altro tu sei abbonato, credo che l'ingresso sia assolutamente omaggio per tutti gli abbonati, ma tu Mutara vuoi assolutamente evitare di assistere a questo match. Ragazzi, continuate a scrivere, continuate a dire la vostra su questi potenziali moduli, su questi nuovi accorgimenti tattici al vaglio di Eugenio Golini, su dove potrà arrivare questo Palermo, su che sensazioni avete in relazione a queste ultime 8 giornate di regular season. La sosta sarà utile, servirà, non servirà? Vi aspettate un Palermo nuovamente in carreggiata a partire dalla trasferta di Pisa, o siete assolutamente scettici e pessimisti? Allora, caro Serra, io direi a questo punto Alex Militello, qualcuno trasmetterà l'amichevole sabato? Non credo. E Alex Militello ci scrive questo messaggio. Allora, poi Federico Serra, ti dico, andiamo a dare un'occhiata veloce al prossimo turno del campionato di Serie B, così ci rinfreschiamo la memoria e ci prepariamo per Pasquetta. Altro che grigliata, Serra, io lavorerò, tu sicuramente ti divertirai come di consueto. Lunch match, mentre tu addenterai sicuramente un po' di carne alla griglia, di puntine di maiale, pollo, salsiccia, non so cosa, si giocherà al Braia Modena-Bari, quindi lunedì 1 aprile alle 12.30. Poi dalle 15 si dipana il programma del 31esimo turno con Como su Tirol, Cosenza-Brescia, Lecco Cittadella-Parma, Catanzaro-Pisa-Palermo, Spezia-Ascoli-Venezia-Reggiana. Alle 18 tocca a Cremonese e Fra Pisalo. Hai messo la S in Cremonese, sei veramente eccezionale. E poi alle 20.45, anzi no, alle 20.30, lunedì 1 aprile, forse questa, mentre sei in piena fase di digestione, l'unica partita che vedrai tu quel giorno, Sampdoria Ternana alle ore 20.30. Dimmi se sbaglio, caro Serra, ma io ti conosco molto bene, quindi sono certo che sarà questo l'unico match a cui assisterai digerendo, tra l'altro, quella tra Sampdoria e Ternana. Ah, il Palermo lo vedi, ah, meno male che il Palermo lo segui. Allora, classifica veloce, Serra, voi continuate a scrivere e a condividere questa diretta, noi saremo pronti a darvi quanto più spazio possibile, il vostro pensiero, il vostro stato d'animo, la vostra idea sul nuovo modulo, sugli accorgimenti, le novità da adottare in queste ultime 8 partite che devono vedere il Palermo provare a scalare qualche posizione in classifica, ripartire, rimettersi in carreggiata in vista dei playoff. Parma, che domina il campionato di Serie B con 65 punti, si appresta a tagliare il traguardo da capolista con merito la compagine ducale. Al secondo posto, con altrettanto merito, c'è il Venezia di Paolo Banoli, che è male maldeggiato al Barbera, 57 punti per la compagine lagunare. Terza la Cremonese 56, quarto il Como 55, poi la coppia composta da Catanzaro e Palermo, quinto e sesto posto, 49 punti per entrambe. Occhio alla Sampdoria che viene su forte, 3 vittorie consecutive per la formazione blucerchiata guidata da Pirlo, 40 punti per la Sampdoria, che sarà il prossimo avversario del Palermo dopo la trasferta di Pisa, poi 39 il Brescia, 38 su Tirol e Cittadella, 37 Pisa, Reggiana e Modena, 34 il Cosenza come il Bari, 32 la Ternana, 31 è Ascoli e Spezia, 27 fra Pisalò, 21 il Lecco, fanalino di coda del campionato. Allora, Serra, vai con i messaggi da parte dei nostri web spettatori. Allora, Pat, buongiorno a tutti. Ciao Leandro, credi che per quest'anno è possibile magari vincere il playoff, andare in Serie A? Saluti al Canada, abbracciamo tutti i tifosi rosanero emigrati in giro per il mondo, vale tantissimo la loro presenza, il loro amore, il loro affetto davvero a innumerevoli chilometri di distanza. Io me lo posso augurare, Pat, vedendo lo stato attuale di forma della squadra, c'è ovviamente da restare più che perplessi. Bisogna capire se il Palermo riuscirà, tra virgolette, a switchare dopo la sosta e magari a disputare i playoff da terzo o da quarto. Questo cambierebbe molto le cose. Mutare a Nebola, ma questi comunque sono modi che stiamo ipotizzando noi. E Serra, chissà cosa ha in serbo per noi il genio in panchina. Questo è il messaggio di Mutare. Dopici, se Palermo dovesse fare una buona prestazione a Pisa, ci faranno per sperare per le ultime partite, ma se continua l'incertezza in campo sarà una sofferenza fino alla fine. Noi ci auguriamo di noi, Dopici. Io credo che fare peggio
di quello che si è fatto nelle ultime partite sia sinceramente difficile, quindi mi aspetto soltanto dei progressi, sperando che possano bastare a migliorare le prestazioni, ad ottenere risultati e anche a rendere più dolce la classifica. In questo momento non è particolarmente soddisfacente, devo dire la verità. Allora Sara, diamo ancora spazio ai nostri web spettatori. Mano Cappaita, Palermo Roma 3-1, Brunori, De Plasch e Basi, cioè segnerà De Plasch in testa per i nostri, out gol Mateiu per loro, ma non c'è Mateiu nel Lommel. Poi ancora messaggi a parte vostra, Motore Nebula, se a Pisa perdiamo saremo in quattro gatti allo stadio contro la Sampdoria. Poi ragazzi, Dario Cuccia contro il Lommel, mettere questa formazione iniziale: De Planche, di Aghitene, del Searo, Ceccarani, Lunde, Sagre, Comesce, Koulibaly, Traore, Basic e Brunori. Quindi propone questo 4-3-3 con diverse novità interessanti per testare un po' anche la condizione, lo stato di forma delle potenziali alternative. Ok Dario, prendiamo nota di questa formazione. Secondo me nel prossimo turno perdono come Venezia e Catanzaro, vincono Palermo e Cremonese. Questo è il tuo pronostico in vista della prossima giornata di campionato. Sarà la 31esima, non è che sarà recuperato per la partita con il Pisa, no Pat, e ci sono forti dubbi anche sulla sua presenza nel match contro la Sampdoria. Nuovo modulo del Repos Ranocchia per Corini, vi abbiamo proposto tre potenziali sistemi di gioco adottabili dalla trasferta di Pisa in poi, sta a voi ovviamente valutare e giudicare. Allora l'ultima volta, facciamo rivedere per l'ultima volta prima del termine della puntata, caro Serra, 4-3-2-1, il nostro Serra gioca a fare il coach, gioca football manager, quindi abbiamo Piacelli tra i pali, difesa 4 con Lunde, di Achite, esterni bassi, Ceccaroni e Lucioni, Totem di centrali, centrocampo con Gomes, Ranocchia e Segre. Chiaramente Ranocchia sarà infortunato, quindi immaginate Koulibaly, Stulaz o Henderson, il luogo dell'ex Juventus, e qui mette una coppia di trequartisti davvero giovanissima e di talento con Traoré e Basic dietro Brunori. Questo è il 4-3-2-1 proposto da Serra, che insomma è un tecnico molto audace, molto spregiudicato. Poi 3-5-2 per ritrovare compattezza ed equilibrio nello svolgimento delle due fasi di gioco, con Piacelli tra i pali, difesa 3 con Ceccaroni, Luccioni e Diachite, esterni alti o quinti che dir si voglia, Lund e Di Mariano. Per quanto riguarda il terzetto centrale, Gomes, Segre, Ranocchia, che non ci sarà, quindi immaginate Leo Henderson o addirittura Leo Stulaz, con un centrocampista in più potrebbe trovare spazio. E poi la coppia di attaccanti composta da Soleri e Brunori, che ha giocato davvero pochissime volte all'inizio insieme. Poi ancora, eccolo qua il 3-4-3 che fa acqua da tutte le parti secondo Alex Militello, con Piacelli tra i pali, la difesa 3 composta da Ceccaroni, Luccioni e Nelsearu. Poi abbiamo i due esterni, Lunde e Diachite, che in questo caso non sono quinti ma quarti, e poi due interni, Segre e Ranocchia, che chiaramente insomma non è una coppia plausibile contro il Pisa, quantomeno perché Ranocchia non ci sarà, quindi immaginate Gomes o magari Koulibaly. E poi il tridente composto da Di Francesco e Di Mariano Larghi con Bruno Ribomber, la terminale offensiva. Allora ragazzi, dite la vostra, avete ripassato, vi ho fatto ripassare più volte, fateci sapere se sarete allo stadio nel test amichevole contro il Lommel, che ricordiamo si giocherà sabato 23 marzo alle ore 14 allo stadio Renzo Barbera. Motore Nebula, i moduli sono belli, il primo è eccezionale, ma il problema rimane sempre quello, e sappiamo a chi ti riferisci, caro Motore Nebula. Poi Edo Picci, Insigne è diventato una medaglia in questo Palermo, sì, direi che è stato uno dei giocatori che maggiormente ha floppato, ha deluso e ha davvero faticato ad integrarsi nei meccanismi, nei sincronismi, nella nuova realtà. Non ha mai trovato continuità di impiego, di rendimento, ogni qualvolta ha dato un flebile segnale di ripresa, poi si è regolarmente spento subito dopo. Molto molto male Insigne, in generale gli attaccanti esterni hanno particolarmente deluso. Pat scrive: secondo me la difesa 4 è meglio per la nostra squadra, abbiamo subito troppi gol. Questo è il pensiero da parte di Pat. Agostina Laimo, che saluto, buonasera a tutti, ieri ho visto l'intervista di Jacopo Segre fatta da Zone Talks. Jacopo ha voluto sottolineare che sia lui, la società di tutti i calciatori, credere in questa promozione
promozione. Insomma, speriamo, ragazzi, perché dico, bisogna crederci con la testa, con l'anima, col cuore, con i nervi, se no è inutile scendere in campo. Quindi la strada è irta di ostacoli, è in salita, e ovviamente gli scenari che si prospettano al momento non sono particolarmente confortanti e allosi, ma è chiaro che, insomma, se non ci si crede negli obiettivi, è impossibile centrarli. Tra nebulo insigne, entrate un buco nero all'orizzonte, oltre l'orizzonte degli eventi, ma con Corini e Prassi. Questo è il parere del nostro Mutara. Diamo sfogo ancora ai messaggi dei nostri web spettatori prima di chiudere, smaltiamoli tutti. Ok, va benissimo. Tu mi banni con questo meraviglioso banner. Scusate il gioco di parole. Allora, quando Serra fa così, ragazzi, dovete sapere che ha qualche impegno, secondo me deve andare da qualche parte il nostro Serra. Ora vogliamo sapere tutti in chat privata che impegni hai, dove stai andando, visto anche che stasera ti ricordo che devi scendere in campo nel nostro big match di calcio a 5 alle ore 20. Quindi non ti stancare, non combinare guai. Dove stai andando, Serra, alle 4:10 del pomeriggio? Ah, addirittura mi devo preparare per la partita di stasera. Qui, ma ti devi preparare in che senso? Psicologicamente, mentalmente, devi andare a fare training, stretching, che devi fare, Serra? Io non lo so, mancano ancora 4 ore al fischio inizio. Ah, psicologicamente e fisicamente. Ok, quindi psicologicamente basta che ti concentri, fisicamente basta che stai fermo e non spendi particolari energie in questo pomeriggio. Anzi, se ti è rimasto qualche messaggio in coda, puoi anche mandarlo in sovraimpressione, mentre io saluto ovviamente tutti i componenti della redazione di Mediol.it, tutti coloro che ci hanno seguito con grandissimo affetto e con la straordinaria partecipazione di sempre nel corso di questa puntata. Ma se Insigne non vedere, allora buttano cose. Comunque vinceremo i playoff. Professione di ottimismo da parte di Dario Cuccia. Ringrazio anche i colleghi di Sesta Rete TV, in diretta no, ma alle 18:30 la replica di questa trasmissione. Mutare Nebula ci saluta, anch'io come Serra Impegni, ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a Mutare Nebula, un abbraccio ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento con Radio Medico con le Perle domani sempre alle ore 15. Da Leandro Figaro è davvero tutto e vi auguro un sereno e felice pomeriggio.